Una bella campagna elettorale, affascinante dal punto di vista dei tanti temi locali, nazionali, globali. Credo che sia una bellissima esperienza, la faccio con grande determinazione, con grande impegno, con grande passione. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta a cena al circolo Arci Renzino di Foiano della Chiana per proseguire la sua campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio di Arezzo e Siena, e questa sera a Foiano arriva anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Tanti i temi su cui il segretario nazionale del PD si è espresso, ad iniziare dalla possibile acquisizione da parte di Unicredit di un pacchetto azionario di MPS. Noi abbiamo posto alcune questioni chiave. Le questioni chiave riguardano l'occupazione, che va salvaguardata, l'unità del marchio, no allo spezzatino, e la necessità soprattutto di far sì che il legame con il territorio venga salvaguardato. E questo punto per noi è fondamentale. Il ministro dell'economia del governo Draghi ha dato queste rassicurazioni e noi saremo molto esigenti su questo. E sullo Ius Soli Letta conferma l'impegno del Partito Democratico. Dire non è il momento, non è la priorità e adesso ci si occupi di frenare gli sbarchi, vuol dire legare due cose che non c'entrano nulla, perché la legge sulla cittadinanza che noi proponiamo è la legge per coloro che sono nati in Italia, crescono in Italia, fanno la scuola in Italia, è giusto che siano cittadini italiani senza aspettare il 18° anno. Credo che il messaggio sia questo, sarebbe un bene per il nostro Paese, un messaggio molto positivo e di grande fiducia per il futuro. Il Presidente del Parlamento europeo ha detto che è possibile vaccinare il 70% dei cittadini europei entro l'estate, ma ci vuole rigore per proseguire la campagna vaccinale. E sull'uso del Green Pass servono regole chiare e uguali per tutti. Noi abbiamo la necessità di non avere attività discriminatorie, su questo l'Unione Europea è stata molto chiara, non attività discriminatorie, però nello stesso tempo anche un uso del Green Pass che possa essere utile per le riaperture ordinate, come quella appunto della scuola.